L'Australia brucia, brucia ormai da mesi. A novembre infatti è stato dichiarato addirittura lo stato di emergenza e la situazione è di giorno in giorno più drammatica. 24 sono le persone decedute, di cui 3 vigili del fuoco volontari. 1300 abitazioni sono state distrutte. Migliaia di persone sono state allontanate dalle spiagge e dalle loro abitazioni. E sono oltre 1 miliardo gli animali morti. Ma cosa sta succedendo? Facciamo un passo indietro. Innanzitutto va detto che in Australia attualmente è estate e, come accade un po' dalle nostre parti, questa stagione è caratterizzata da molti incendi. Normalmente il picco di questi eventi è tra gennaio e febbraio, il che fa pensare che il peggio debba ancora arrivare. Nei mesi scorsi l'incremento anomalo delle temperature, mista alla siccità e ai venti forti, ha portato alla diffusione degli incendi, in particolare nel Nuovo Galles del Sud e nel Queensland. Si calcola che a bruciare sia un'area da 6 milioni di ettari, corrispondente un po' alla Lombardia, al Veneto e al Piemonte messi insieme. Ma cosa sta provocando questi incendi? La causa di questo aumento incontrollato degli incendi è legata anche al riscaldamento globale. L'Australia ha ottenuto il peggior punteggio in assoluto nella valutazione della politica climatica da parte del Climate Change Performance Index del 2020. È inoltre uscita dagli accordi di Parigi e ha cancellato la Garanzia Energetica Nazionale, un programma energetico che avrebbe dovuto ridurre le emissioni di CO2. A rendere la situazione più grave è un altro fenomeno, conosciuto come dipolo dell'Oceano Indiano o Niño Indiano, e cioè un'oscillazione termica relativa alle temperature superficiali dell'Oceano Indiano, con la componente occidentale della massa d'acqua che può risultare molto più calda di quella orientale. Quando si verifica questa condizione, il dipolo dell'Oceano Indiano entra in fase positiva e quella che stiamo vivendo in questi mesi è considerata addirittura estrema. Da almeno 60-80 anni non veniva registrata una differenza così ampia tra le temperature. E non è tutto, perché a questo fenomeno va aggiunta una fase negativa dell'oscillazione antartica. Una fascia di venti a bassa pressione attorno all'Antartide che si sposta da nord a sud in base a diversi fattori. Il fenomeno avrebbe contribuito a portare aria calda sull'Australia, in particolare sul Nuovo Galles del Sud e il Queensland, proprio dove ci sono i roghi più devastanti. È vero, entrambi sono fenomeni naturali, però le condizioni estreme in cui si sono presentate sono legate ai cambiamenti climatici provocati dalle eccessive emissioni di CO2 nell'aria da parte nostra. Ricordiamo inoltre che l'Australia è il principale paese esportatore al mondo di carbone. E non finisce qui, perché al dramma degli incendi si aggiunge quello dello stato di salute degli abitanti, a causa dell'aria ormai respirabile. I fumi provocati dai roghi, infatti, provocano malattie respiratorie. Negli incendi sono morti anche oltre 1 miliardo di animali. Questo dato è stato calcolato mettendo insieme tutta una serie di studi sulla popolazione degli animali appunto in Australia. Ricordiamo che l'Australia è famosa in tutto il mondo per i suoi ecosistemi unici. 300 sono le specie native di questo paese e 244 vivono solo lì. Negli ultimi 200 anni però ben 34 specie di mammiferi sono scomparse. Tra le vittime ci sono anche i koala. Il 30% della popolazione centro-settentrionale è infatti scomparsa. Stiamo parlando di 8.400 koala già morti. Se l'Australia brucia da settembre, però sembra che solo ora ce ne stiamo rendendo conto. Questo ritardo relativo a degli eventi così importanti sembra essere una metafora sul ritardo con cui stiamo arrivando per salvare il nostro pianeta. Quelli australiani sono solo alcuni dei sintomi più lampanti del futuro a cui stiamo andando incontro. Un futuro fatto di stravolgimenti, di morte e distruzione, provocati dall'impatto che noi stiamo avendo sul nostro pianeta e del quale sembriamo non voler renderci conto. Nascondere la testa sotto la sabbia, però, in caso di incendi, allagamenti o siccità, non ci permetterà di salvarci la vita.